non si vede più nulla, cioè boom, più di così cado giù dal fosso. È finita, più di così è finita. Fiester, game over, come c'è scritto su di sopra nella maglietta. Esattamente, in tal caso esatto. Però una volta si diceva che anche qui era la fine del mondo. Anche qui, Fiesterre. E quindi, come potete vedere, è finito proprio. Più di così non posso andare avanti. Lì c'è la roccia. Lì c'è una cica che invece dice io vado avanti. Vediamo dove va a sto punto. Vediamo dove va. Lei dice si può andare avanti. Noi di tutta risposta cerchiamo di non sprecare i talenti. Chiaro. Non buttiamo via. Si può anche fermare. Ha deciso di fermarsi pure lei. Aveva ragione lei, c'erano ancora 15 metri da fare. Si potevano fare ancora 15 metri. Beh, dai, in sostanza siamo arrivati praticamente alla fine. Bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Come potete vedere là ci sono delle imbarcazioni veramente piccole. Lontano, eh? Sono proprio lontano. Un'altra con la stessa filosofia, si può andare oltre. Mitico, guardalo, numero uno. Mi devo arrangiare con quel che mi sono portato. Non me la sentivo come ho già fatto qualche anno fa di rubare indebitamente la macchina fotografica a mio fratello per poi non portargli la film. Che Ho preferito l'onestà questa volta. Se vado, fine ha fatto con la macchina fotografica? guarda, se non la ritrovo qui, che siamo alla fine del mondo, mi sa Non la che ritrovi più. non c'è più possibilità. Glielo devo dire, sono venuto qui apposta per la tua macchina fotografica. Il faro praticamente è quello. Lo stanno ristrutturando. Si riesce a vedere bene. Bello comunque, bello, bello, bello. Signore e signori, sono tornato a Faro di Finisterre, chiamatelo un po' come volete. Come potete vedere c'è gente che anche loro fanno appunto il fuoco, rito importante. E poi ci siamo noi. E noi esageriamo. Risotto alla milanese a Finisterre. Voi dite, cazzo, vai a Finisterre e mangia qualcosa del posto, no? No? Perché devi sempre portare una parte di te per apprezzare il resto, se no Grande. è alienazione pura. Grande. Bella. Mi piace così. Poi Amen. abbiamo un ottimo vino. Ottimo. Quella è la mia borsetta che brucerò. Dentro c'è tutto quello che ho portato di mio e di altra gente. Che ben venga il rito. Ho fatto tanta fatica per portare anche quella. C'è una valigetta in più. E quindi bello, mi piace. Che dire?
Guardate anche che maglietta ho comprato. Fiesterre, game over. Spettacolo, spettacolo. Signori e signori, eccoci qua alla comida! Già com'è? Mezzi bevuti? Già mezzi bevuti. Chiaro. Come aperitivo direi che non c'è male, non si poteva iniziare meglio. Siamo come a casa. Poi ovviamente ci aspetta una seconda parte, che è la cena vera e propria, a base di un altro prodotto tipicamente italiano, pizza. Il contenuto si è reinventato completamente, come d'altronde risulta normale in posti diversi dall'Italia. Quindi buon provecho. Signori e signori, ha appena parlato il nostro insegnante di teologia, Stefano. Personaggio, un personaggio. Devo dire che sono onorato a essere qui con lui a fare questo aperitivo con risotto alla milanese, queso, quattro queso spagnol, un po' dalla Navarra, Rioja, Castilla e Galizia. Quattro queso, quattro continentos in Spagna. E niente, e questo qua è il mio piatto. Spettacolare, spettacolare. Quello è il vino. E ora mi faccio questo aperitivo con questo panorama. Spettacolare. Ecco che siamo davanti alla croce del faro, dove qualcuno addirittura decide di lasciare qualche dedica. Ma vediamo pure una targa che dice che quest'este mayores, muy que este es donde quieres estar. Familia, monte, fin. 29/8/2010. Bene. Qua vediamo la preparazione del fuoco. E niente, ora, prima di accendere il fuoco, vogliamo dedicare, diciamo, il commento finale a chi ci vorrà ascoltare.